televisore quando lo voglio utilizzare come televisore tradizionale e personal computer in altri momenti. Allo stesso modo lo smartphone è strumento di ascolto, è strumento di lettura, è televisione. Quindi un device ha più funzioni d'uso. Questo è possibile grazie al fenomeno della convergenza. Il mobile in questo abilita l'interazione sociale sempre e ovunque. Quindi, pensiamo in modo nuovo. Che cosa vuol dire pensare in modo nuovo? Significa in primo luogo comunicare tenendo conto che esiste un unico metamedium. Questo metamedium si chiama www, dove tutto va a convergere. E dove stiamo riflettendo con Rai e quant'altro, cambierà significativamente lo stesso modo di fruire di contenuti, anzi di generare contenuti. Quindi in questo grande contenitore transitano tutti i vari contenuti, i vari canali, tenendo conto che i mezzi tradizionali sono ancora importanti. Torno un attimo alla televisione. Perché la televisione è ancora importante? Perché nel classico marketing funnel noi non gli possiamo più dare, come ho detto prima, il rilievo di lead to action, di importarci all'acquisto, ma ha ancora un ruolo chiave nella generazione di awareness. Perché è importante generare awareness? Perché è dimostrato che l'80% delle decisioni di acquisto viene preso al punto vendita nell'ambito di un awareness set di 5-6 marchi. Quindi l'awareness e la generazione di awareness che passa anche attraverso la televisione ha ancora un ruolo, ma si rimpicciolisce nel marketing funnel, nell'imbuto di marketing. Processo d'acquisto. Non esiste più il marketing funnel, io spesso dico: esiste un pesce, non esiste più l'imbuto, esiste un pesce che è ricorsivo, però qui bisognerebbe parlare per ore solo su questo aspetto. Secondo elemento, l'individuo si confronta spesso con altri. Le decisioni vengono spesso prese al momento dell'acquisto. Quindi la funzione obiettivo che cosa è? Progettare un ambiente di interazione che è in grado di costruire, qui torna il discorso di Acqua non se n'è andato, di costruire credibilità per il marchio prodotto, veicolando informazioni e servizi rilevanti. Qui c'è il tema del carpe diem, dove il tema della rilevanza è cruciale. Dare l'informazione al momento giusto, nel posto giusto, attraverso il set di relazioni giusto. Abilitando interazioni utili. Quindi, in sintesi, il concetto che si va affermando è un concetto di spazio di interazione multicanale, in cui la distinzione punto fisico-punto virtuale viene a morire, in cui il punto vendita diventa esso stesso mezzo, diventa esso stesso canale e può essere utile nel processo d'acquisto, pur non essendo poi l'ambito in cui avviene l'acquisto, perché io posso tornare online. Quindi la prospettiva è di uno spazio di interazione multicanale che è uno spazio assolutamente integrato, in cui dobbiamo saper combinare la parte sinistra e la parte destra del cervello. Quali sono gli strumenti del cambiamento? Uno è del lavoro che facevano gli amici di prima, la costruzione della credibilità. Quindi, come posso costruire credibilità? Il primo passaggio è attraverso l'advertising nello spazio di interazione, in una prospettiva multicanale. Televisione, vale il mobile, tutti i dati che voi sicuramente avete letto vi fanno vedere che su mobile il dato di click through è molto più alto. Ma perché è molto più alto nonostante siamo primitivi? Perché ci stiamo avvicinando a quel concetto di rilevanza, da cui dobbiamo ancora fare ancora un lungo viaggio, progettando interazioni che facciano leva sui temporary ties, quindi sui legami temporanei.
E una fantastica innovazione di marketing l'ha fatta Facebook in questo, con I like. Il mi piace è uno strumento fondamentale di abilitazione di legami temporanei, ma grazie al fatto che i pari sono giudicati più credibili comunque, nel momento in cui devo prendere la decisione dello stesso mittente del marchio, il mi piace è uno strumento importante. Attenzione, il mi piace che finisce sulla tua bacheca, che finisce in un contesto che ha già una certa rilevanza. Il Facebook del futuro non sarà così, sarà diverso, evolverà. La capirà anche tu, per cosa farò per i soldi che non sono. Chiaro? E qui vabbè, TripAdvisor evidentemente. Secondo elemento, creando un dialogo che valorizzi i legami deboli, cioè i legami tra persone che si conoscono ma che non necessariamente si frequentano spesso. Tipicamente, ad esempio questa, esempio interessante, è l'esempio delle pagine fan page di alcuni marchi, che sono pagine estremamente interessanti perché sono spazio di abilitazione di legami deboli, tra persone che si conoscono e che condividono gli interessi, quindi è un passaggio in più. In questo modo il nostro brand può aspirare ad entrare nell'awareness set, tendendo però, dobbiamo però in qualche modo far che cosa? Cercare di portarci verso legami forti. Costruire la rilevanza è un secondo elemento. Ecco, noi stiamo ragionando in una logica che ribalta i processi di segmentazione classici, che noi crediamo morti, quindi le segmentazioni socio-demo non servono. Noi riteniamo che stiamo lavorando su questo, su una segmentazione basata sui contesti di vita. A dire che cosa? Che tutti i fenomeni che conoscete stanno modificando completamente non solo i fenomeni attenzionali, ma la modalità di fruizione del contenuto. Lo smartphone e le reti wifi, lo smartphone in 3G diventa un veicolo dove anche momenti ritenuti boring, ritenuti pallosi, come il commuting, come il pendolarismo, diventa attrattivo. Il pendolarismo può diventare fonte di generazione di legame e di attrattività. Allora, noi cosa stiamo facendo? Stiamo modellizzando il contesto di tipo e una serie di altri ragionamenti, perché riteniamo che questa sia la segmentazione del futuro, basata su una logica del dove, quando, perché. Perché secondo noi questo è uno strumento attraverso il quale si costruisce, ci si avvicina al tema della rilevanza, di diventare rilevanti. Quindi, progettando informazioni e servizi coerenti rispetto al contesto, agganciamo l'attenzione e abbiamo una qualche chance in più di indurre l'azione. Evidentemente questo lo si può fare, non lo devo dire a voi, attraverso logiche di engagement e poi con l'acquisto e la condivisione. Favorire le interazioni tra pari. Ecco, qui c'è tutto il tema delle apps. Quindi creazione di app sociali nei differenti contesti. Allora qui però occorre andare oltre i social network attuali. Cioè torno ancora al tema della rilevanza. Se io sono nel negozio di Burberry o nel negozio di Dolce & Gabbana e io sono lì, a me interessa in quel momento interagire con la commessa o potenzialmente con tutta una serie di soggetti che io reputo credibili rispetto a quel tema. Quindi il tema è, in questo specifico contesto, come fare ad essere rilevanti e come abilitare meccanismi di interazione rilevanti. Io credo che nasceranno, l'ho chiamato così io, non so, logiche di social filtering, in cui si svilupperanno servizi di filtro sociale orientati verso la rilevanza.
Stamattina, mentre aspettavo di parlare a un altro convegno, ho trovato un video che è stato postato ieri su Diesel, che è un esempio abbastanza interessante, ancora primitivo ma abbastanza interessante. Questo è interessante perché comincia a farvi vedere il tema dello spazio di interazione multicanale. Non hanno ancora compreso il passaggio successivo del social filtering, cioè del fatto che al di là di dover andare poi a, come dire, metto il mi piace, sono nel, posso andare oltre. Quindi non semplicemente fare branding per l'impresa, per il marchio, ma aiutare nel processo d'acquisto la specifica persona. Però è un esempio interessante che ho visto stamattina. Quindi in sintesi, e chiudo, le conseguenze quali sono? Andare oltre l'audience e le fasce orarie, vabbè, questo per voi è banale, vi assicuro che lo è molto meno per altri soggetti. Quindi la rilevante, la qualità dell'attenzione sono le dimensioni centrali su cui lavorare. Secondo noi la prospettiva del contesto è dominante rispetto alle altre, proprio in relazione al fatto che la dimensione di rilevanza è cruciale. E dallo store dobbiamo passare alla logica di store, dobbiamo passare alla logica di spazio di interazione multicanale, dove in qualche modo il marketing mix in questo nuovo spazio è dato da contenuto, contesto, canale, conversazione e la progettazione integrata di queste quattro variabili. Dove dal che cosa comunicare, l'enfasi di tutti è sempre stata sul che cosa comunicare, la creatività sul messaggio, il montaggio e quant'altro, ha un qualcosa come e quando comunicare, che non vuol dire che il che cosa non è più rilevante, ma diventa cruciale il come e quando comunicare, che signori si porta dietro, e con questo chiudo, un'implicazione colossale, che è l'implicazione del fatto che in qualche modo cambiano i connotati della proposizione di valore di un'azienda. Se prima avevamo il above the line e il below the line, in realtà questa distinzione perde di significato. Perché la progettazione, il below the line, la relazione, diventa elemento qualificante della proposizione di valore aziendale. Quindi il come, che era una variabile operativa, diventa adesso una variabile strategica. Pensateci su questo, perché è un cambiamento culturale, fortissimo. E io sto lavorando molto con aziende del fashion, del luxury, è un cambiamento epocale, aziende votate naturalmente
concepire la propria offerta esclusivamente in una visione prodotto-centrica,